Benvenuti in questo video in cui parliamo del materiale necessario per fare questo corso. Ora, questo è un corso tematico perché è dedicato esclusivamente a Natale, a fare dei lavoretti, quindi a dipingere ad acquerello per Natale. Proprio per questo è adatto a essere utilizzato come corso sia a chi non ha mai dipinto ad acquerello, sia invece a chi ha già confidenza con questa tecnica. Anche il materiale quindi che ci occorre può variare molto in base a ciò che già avete in casa naturalmente e anche a che cosa volete realizzare. In questo corso io utilizzerò vari materiali proprio per farvi capire che va benissimo avere a disposizione un certo tipo di materiale, ma anche un altro. Innanzitutto vi occorrerà della carta d'acquerello. Ora, io nei miei corsi di acquerello insisto veramente tantissimo sulla carta perché è un materiale che spesso determina la qualità dei nostri lavori, ma per questo corso in cui utilizzeremo veramente un acquerello con pochissima acqua, più simile a un'illustrazione, posso dirvi che non è necessario che la carta d'acquerello sia di qualità veramente molto importante. Quindi va bene qualsiasi tipo di carta d'acquerello, l'unico consiglio che vi do è un po' lo spessore, vi consiglio almeno 300 grammi perché così non avremo problemi eventualmente ad incollarla sul retro o comunque a dipingere entrambe le parti. Naturalmente per la carta potete prendere un foglio unico come questo che vedete alle mie spalle che è un 50x70 e cui poi ritaglierete i formati più o meno a 4, ma naturalmente va benissimo anche un blocco con la carta A4. Vi occorrerà un bicchiere dove mettere dell'acqua, può essere naturalmente di vetro, un barattolino di quelli della marmellata o di quant'altro, naturalmente vanno benissimo in bicchierini di plastica. Vi occorreranno pochissimi colori d'acquerello perché ho cercato di utilizzare veramente pochi colori per dare la possibilità a tutti, anche chi non ha del materiale a disposizione o pochissimo materiale, proprio di poter dipingere. Naturalmente non è necessario che abbiate delle scatole come queste. Con cui dipingere. Vanno benissimo anche delle scatole molto più piccole, molto basiche. Vi posso dire anche che per questo corso ho utilizzato anche questi colori che sono dei colori che vendono alla Lidl ad acquerello. Questo per farvi capire che veramente per i pochi colori che utilizziamo fanno benissimo davvero anche queste qualità. Naturalmente se utilizzate dei tubetti vi occorreranno o queste tavolozze che trovate veramente a 1 euro l'una oppure vanno benissimo anche dei piatti di plastica. Per quel che riguarda i pennelli invece nel corso mi vedrete utilizzare vari pennelli o meglio utilizzerò sia questi tre tipi di pennelli quindi un pennello piatto questo per esempio è un numero 12 e due pennelli tondi uno del numero 4 e uno del numero 10 o meglio, un pennello piatto medio, un pennello tondo medio e un pennello tondo piccolo. Io utilizzerò questi tre tipi di pennelli, naturalmente se li avete a disposizione. Non essendo un corso esclusivamente di acquerello, ma appunto un po' di illustrazione, se non li avete a disposizione non è un problema, utilizzate un unico tipo di pennello, magari quello che avete trovato nella scatola dei colori. Un altro strumento che utilizzo durante il corso per farvi vedere che si può utilizzare al posto dei pennelli sono queste penne, questi pennelli meglio, sono dei pennelli con il serbatoio, si svita, si mette l'acqua qua dentro, si riavvita e naturalmente l'acqua in questo arriverà al pennello quando noi lo schiacciamo. Quindi se io schiaccio l'acqua scenderà, altrimenti non scenderà. Spesso si trovano abbinati a degli acquerelli, quindi naturalmente non è uno strumento che è adatto a chi fa acquerello in generale, ma è sicuramente uno strumento molto simpatico e molto maneggevole per chi non ha mai affrontato questa tecnica e adattissimo anche a utilizzarlo per questo corso. Un altro strumento che mi vedrete utilizzare durante il corso sono le matite acquerellabili. Io ho queste e naturalmente vanno bene qualunque tipo di matite acquerellabili. Le trovate sia vendute singolarmente come colori, sia naturalmente vendute in scatola. Dovrete solo controllare appunto che sulla scatola o naturalmente quando le vendono singolarmente c'è scritto acquerellabili. Anche in questo caso non è necessario che l'abbiate, io utilizzerò per lo più il nero e il rosso di questa matita acquerellabile, ma va benissimo il pennellino
tondo più piccolo del numero 4, 3, 5, a seconda di quello che avete in casa, o naturalmente il pennello col serbatoio. Sono tutti strumenti che potete interscambiare, quindi in base molto a quello che avete a disposizione. Un altro strumento che mi vedete utilizzare durante il corso, all'inizio del corso, è sicuramente il lattice, questo. Naturalmente ne esistono di varie marche, se vi va di acquistarlo è sicuramente uno strumento utile, perché cosa serve? È una plastica, che si forma, una pellicola di plastica che noi andiamo a mettere sul nostro foglio, così potremo tranquillamente andare a lavorare con i colori sopra. Quando avremo finito andiamo a togliere la plastica e rimarrà il bianco del foglio. Perché ci servirà in questo corso? Ma perché noi andremo a creare dei fiocchi di neve che cadono facendo delle palline. Naturalmente possiamo andare a dipingere il cielo, gli alberi, tutto quello che ci pare. Una volta finito di dipingere, andiamo a togliere e avremo le nostre bianche palline che sono proprio del foglio di carta. Naturalmente, se non lo avete o non volete acquistarlo, l'alternativa è quella di utilizzare un bianco alla fine di tutto. Il bianco ad acquerello generalmente viene incluso nelle scatole, ma non, gli acquerellisti non lo usano. Vi posso dire però che in questo caso potete naturalmente usarlo, alla fine di tutto andate a utilizzare il bianco. In questo caso però dovrebbe essere in tubetto perché quello in godè è veramente molto trasparente. Quindi per riepilogare per questo corso ci servirà proprio pochissimo materiale. Qualche foglio A4 ritagliato da fogli più grandi o comunque da un album A4 da acquerello, possibilmente 300 grammi. Degli acquerelli va bene anche alcuni acquerelli della Lidl, scatola minima, quindi veramente spendete poco se non li utilizzate più per fare acquerello. I colori che utilizzeremo sono veramente pochissimi, sono un blu, un verde, un rosso e un nero. Quindi colori che trovate comunque in tutte le scatole. Vi occorrerà almeno un pennello tondo o un pennello di quelli con serbatoio. E naturalmente se li avete anche qualche matita acquerellabile, ma naturalmente non è un problema se non li avete, utilizzate un pennello piccolo tondo o il pennello con serbatoio. Altri strumenti collegati che vi possono servire sono sicuramente una matita per ricalcare i disegni. Una stampante di casa, quelle normalissime per stampare la busta per i segnalibri, la busta da mettere la vostra cartolina e naturalmente tutti i disegni che vi ho fornito. Un altro materiale che però vi consiglio di reperire da quello che avete naturalmente in casa, sicuramente avrete del cartoncino ondulato, dei fogli colorati. Naturalmente in alcune situazioni ne servono veramente dei pezzettini. Basta, direi, l'ultima cosa che vi serve naturalmente è l'acqua. Come avete visto, il materiale che vi occorre è veramente basico, questo proprio per dare l'opportunità anche a chi di solito non dipinge l'acquerello di non dover comprare molto materiale. Quindi, bando alle ciance, andiamo a creare il nostro Natale.